Attenzione! Rallentare enormi! Ci stanno cacciando dalla scacchiera! Come facciamo a raggiungere la nostra porta con queste enormi rane toro davanti? Sentite un po' cosa succede in questo pezzo! Per quel lupo affamato, si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché... Che cercate! Ecco, guardate! Lo smonta tutto! Va via, Chihuahua! Perché questo Chihuahua non ci fa passare? Per inciso... Dobbiamo riuscire a far rotolare una palla e colpire l'anello centrale. Un grande orso. Credo che sia mamma orsa. Per quale motivo ci sbarra la via? Benvenuti nella cameretta degli orsetti. Questi cuccioli stanno dormendo, ve ne starete accorgendo. Si dovevano svegliare, ma il drin drin, la campanella della sveglia, ha dovuto rubare. Mamma orsa, dovete aiutare. Scuotendo i lettini li farete alzare. Se adesso i lettini scuoterete, gli orsetti sveglierete. Oh, ma quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari. Eh? Ma perché questo pappagallo non ci lascia passare? Benvenuti nel parco della scuola materna dei pappagalli! Al direttore della scuola serve il vostro aiuto! Ascoltate! Oggi la campanella e il direttore non può suonare! Se per caso il Drin Drin la riesce ad ascoltare, con sé la vuole portare! Dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore! Così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno! Per la tua pecorella! Lo smonta tutto! I pupazzi di neve sono divertenti! Vediamo se ce n'è qualcuno all'interno! Un animaletto triste e solo, eh! E per questo non fa che piangere per tutto il tempo che c'è! State pur sicuri che quando strane pozzanghere trovate, le lacrime del polpo piagnucolante a farle sono state! Se non si tira su di morale, per anni piangerà! Finché il mondo intero dalle sue lacrime sommerso non sarà! Un ombrello... Pensate che all'interno stia piovendo? Su, scopriamolo! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Guardate, il polpo piagnucolante! Come la mia pecorella di peluche! Non preoccuparti, eh? Daisy! Troveremo un nuovo amico per la tua pecorella! Lo smonta tutto! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve, fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante. È una festa invernale, i pupazzi di neve sui pattini vanno. Si stanno divertendo, ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno. Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare, piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare. Forza, siamo ancora in tempo per riprendere Slag. Probabilmente Darkwater costruì questa base per tenere lontani i nemici. Bene. Stavo giusto pensando che le trappole non bastano mai. È vero! Lui sa parlare! Possiamo provare a chiederglielo. Senti, Pistacchio, dov'è la tua casa? Dov'è la tua casa? Ma no, ha ripetuto la mia domanda! Giocare è molto più divertente quando non ti devi preoccupare delle pozzanghere. Molto più divertente! Perché questi rospi non ci lasciano passare? Perché non ci lascia passare? Il grillo cigolante? Trovate quelle tre porte e troverete il grillo cigolante! Ma il solletico! Senza numeri liberati, ha fatto pane libera tutti! D'accordo, capostazione! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Quindi non è stato un mostro! Fiuh! Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile! Viva Sandrino!
smonta tutto! I pupazzi di neve sono divertenti. Vediamo se ce n'è qualcuno all'interno. Un animaletto triste e solo, eh? E per questo non fa che piangere per tutto il tempo che c'è. State pur sicuri che quando strane pozzanghere trovate, le lacrime del polpo piagnucolante a farle sono state. Se non si tira su di morale, per anni piangerà, finché il mondo intero dalle sue lacrime sommerso non sarà. Un ombrello. Pensate che all'interno stia piovendo? Su, scopriamolo! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Guardate, il polpo piagnucolante! Come la mia pecorella di peluche! Non preoccuparti, eh? Daisy! Troveremo un nuovo amico per la tua pecorella! Lo smonta tutto! Ehi, attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve, fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante. È una festa invernale, i pupazzi di neve sui pattini vanno. Si stanno divertendo, ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno. Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare, piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare. Forza, siamo ancora in tempo per riprendere Slag. Probabilmente Darkwater costruì questa base per tenere lontani i nemici. Bene. Stavo giusto pensando che le trappole non bastano mai. È vero! Lui sa parlare! Possiamo provare a chiederglielo. Senti, Pistacchio, dov'è la tua casa? Dov'è la tua casa? Ma no, ha ripetuto la mia domanda! Giocare è molto più divertente quando non ti devi preoccupare delle pozzanghere. Molto più divertente? Perché questi rospi non ci lasciano passare? Perché non ci lascia passare? Il grillo cigolante? Trovate quelle tre porte e troverete il grillo cigolante! Falsoletico! Senza nome ti ha liberati, ha fatto pane libera tutti! D'accordo, capostazione! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Quindi non è stato un mostro! Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile! Viva Sandrino! Che cercate! Ecco, guardate! Lo smonta tutto! Va via, Chihuahua! Perché questo Chihuahua non ci fa passare? Per inciso... Dobbiamo riuscire a far rotolare una palla e colpire l'anello centrale. Un grande orso. Credo che sia mamma orsa. Per quale motivo ci sbarra la via? Benvenuti nella cameretta degli orsetti. Questi cuccioli stanno dormendo, ve ne starete accorgendo. Si dovevano svegliare, ma il drin drin, la campanella della sveglia, ha dovuto rubare. Mamma orsa, dovete aiutare. Scuotendo i lettini li farete alzare. Se adesso i lettini scuoterete, gli orsetti sveglierete. Oh, ma quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari. Ma perché questo pappagallo non ci lascia passare? Benvenuti nel parco della scuola materna dei pappagalli! Al direttore della scuola serve il vostro aiuto! Ascoltate! Oggi la campanella e il direttore non può suonare! Se per caso il Drin Drin la riesce ad ascoltare, con sé la vuole portare! Dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore! Così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno! Il Super Mixer! Un negozio di animali! Wow! Guardate questi gechi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Le dispiace farci passare, ippopotama? Beh, non credo che voglia farci passare! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno!
passare? Rimbalzano in alto, rimbalzano in basso. Per passare in fretta li dovete superare da una parte e dall'altra, così da poter avanzare. Oltrepassiamo la porta dell'anatra, andiamo! Qua, qua! Da questa parte! Perché non ci lascia passare? Il grillo cigolante? Trovate quelle tre porte e troverete il grillo cigolante! Spostatevi, per favore! Un negozio di animali! Wow! Guardate questi gechi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui!